torna a far parlare la questione rifiuti a Torre del Greco. Nonostante le azioni di riqualifica delle aree della città, restano comunque molteplici i luoghi ancora invasi dai rifiuti. Nelle scorse settimane avevamo documentato come le strade periferiche fossero ormai diventate discariche a cielo aperto. Oggi però si è costretti ad accettare la stessa dura evidenza di strade poco distanti dalle vie dello shopping torrese, quali via Roma e via Salvator Noto. Basta allontanarsi di poco, infatti, per arrivare a Vico Abolito Monte, dove i rifiuti, tra indifferenziata non rispettata ed immobili lasciati a bordo strada, incombono tutti i giorni tra le case e sui marciapiedi, costringendo i pedoni a divincolarsi tra un sacchetto e l'altro. Anche su via Vittorio Veneto è possibile imbattersi in parti di arredamento abbandonate. Ormai giunti a metà settimana, con il servizio di igiene e ritiro rifiuti attivo ed ufficialmente a pieno regime, la città di Torre del Greco resta disseminata di sacchetti sparsi per le strade, che ora non sono più limitate alle aree periferiche, ma il disagio si estende fino al centro cittadino.